La cronaca nera che diventa commedia al centro della Prima Nazionale al Parenti di Milano, un regalo di Ruth e Chamat per i 50 anni del teatro. Alessandra Costa. Che cosa vuole lei? Come cosa vuole lei? Cosa trovate voi nel mio letto? Due uomini si risvegliano nello stesso letto dopo una notte di bisbocce di cui non ricordano nulla. Indizi inspiegabili li convincono di aver commesso un efferato omicidio. A prima vista non un intreccio da commedia, ma il vaudeville francese dell'Ottocento attingeva spesso fatti di cronaca per i suoi impeccabili ingranaggi comici. Ma ieri sera, tesoro, sei uscito? Mai! 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 Ho un alibi! Quasi un classico, il delitto di Via dell'Orsina, di Eugène Labiche, scelto da André Ruth Chamat per festeggiare il suo teatro che compie 50 anni e il fondatore Franco Parenti nel centenario della nascita. Non credo alla modernità fatta con quello che invecchia subito. Credo che queste cose qui sono ben fatte e dunque eterne. Il teatro come congegno al servizio degli attori, irresistibili complici del progetto, Massimo D'Apporto e Antonello Fassari, Susanna Marcomeni ed Antonio Cornacchione. E io vi ho anche visti, birbanti. Un testimone oculare. Se il gioco tra finzione e realtà è l'essenza di ogni messa in scena, nessun luogo meglio del teatro per rappresentare la contraddizione dell'essere e dell'apparire, propria delle convenzioni sociali di ogni tempo. E la facciamo franca! Prendiamo!